Allora abbiamo Gianni Morando Morandazzo, acclamato critico cinematografico, docente di storia del cinema, autore dei due libri Il Morandazzo, sì, i grandi film in tre righe. Sì. Si è dedicato per tutta la vita alla teoria del trerighismo. Secondo lui, per arrivare alla reale comprensione teocratica delle pellicole, l'unico modo è descriverle in tre righe. Solo così l'essenza di ogni film si rivelerà al pubblico. L'hai capito poi quello che hai letto? No? Sì, sì, l'ho capito. Tre righe. Buonasera Massimo. Dammi solo tre righe. Intanto questo signore gli facciamo fare un bel corso di interpretazione del testo, perché è troppo freddo. Deve essere più caldo. Aspetta che io qui ti sento poco e soprattutto non mi vedo, non so perché, perché ogni tanto qui mi parte, scusami dottore, sì, ti posso chiamare dottore? Dica. Devi. Ah, devo. Allora, io non so se si è capito bene, ma il nostro critico ogni tanto cinematografico, e noi ne, sì, ne siamo fieri, arriva in trasmissione e noi ne siamo felicissimi, lo sa? Certo, certo, ma io lo so perché sono richiestissimo. Mm-hmm. Pensi che adesso devo andare in un'erosticceria a inaugurare, quindi è proprio... Insomma, è proprio richiesto, no, dico. Cosa c'è da ridere? Poi, comunque, il cinema, che adesso è fortemente in crisi, sì, io ho trovato anche una soluzione che non mi è stata approvata, quella di aprire comunque le sale... Sì? Con un solo posto e il biglietto farlo pagare 600 euro. Quindi. È vero. Non vedo qual è il problema, insomma, non ho capito. Cioè, non è una brutta idea. Salva così. Non è una brutta idea, eh. Eh sì, si noleggia una sala per sé. Esatto. Poi se il film fa cagare, vai da regista e lo ammazzi. È diretta la cosa, no? Si parla... È diretta, te lo trovi lì e boh. Esatto. Ascolta, poi il 3 sta uscendo, il 3, e poi andiamo con le nostre critiche. Il 3, guardi, è in fase di stampa adesso. No, perché lo sa che l'aspetto. Dovrebbe uscire il 17, che porta bene. Quindi... Lo sa che lo aspetto, no? Certo, lo so. Autografato. Infatti, glielo faccio portare, glielo faccio portare in bici da uno di questi qua dei rider, che arriva direttamente. Senta, dal Piemonte. Cosa ci ha preparato di gustoso per questi film? Cosa ha visto in questi giorni? Cosa ci ha preparato? Ma, allora, a parte il film, io voglio anche recuperare dei classici che magari, o film che hanno qualche anno, ad esempio Le 12 fatiche di Asterix. Voi l'avete visto? Le 12 capito? Fatiche di Asterix, io l'ho visto in parte, sì. Avete fermato alla sesta. Cioè, dove come mai in parte? No, comunque, perché... qual è la storia? Vabbè, sono cose mie che voglio sapere, dai. Vuole sapere la storia? Dai. Era con una donna, quella fine... Vabbè, scusate, comunque, dai, esatto, bravo, dai. Ok. Comunque, la storia, la spiego io la storia. Sì. 12 fatiche di Asterix. Un villaggio di Galli supera 12 fatiche e ottiene il diritto di entrare nell'Olimpo, ma invece preferiscono restare a vivere nelle capanne a mangiare cinghiali. D'altronde, cosa ti aspetti da chi non si lava il culo? questa è tanto più delicata, questa. Salutiamo questa tutti i nostri amici francesi. Esatto. Ma io i francesi non... Comunque, La tempesta perfetta, sì? L'avete visto, c'era George Clooney, no? Sì. Per chi non l'ha visto, glielo spiego io. Vada. Vanno in un mare con un peschereccio di merda durante la più grande tempesta degli ultimi 3000 anni. Muoiono tutti, giustamente. Dove vuoi andare? Cioè, questi escono in mare con una tempesta che non si è mai vista nella storia. Stai a casa. Cioè, vedi che però i film... Devono morire. Vedi Filippo, i film rivisti in tre righe come prendono tutta sì, un'altra... È una filosofia. Addirittura ci sono film che hanno avuto il coraggio di farne addirittura tre. La famosa trilogia, sì, che sì, ad esempio... Ti presento i miei, sì, lui presenta i suoi, lei presenta i suoi a lui, poi mi presenti i tuoi, lui presenta i suoi a lei, li presento i nostri, tutti si presentano a tutti. Tre film per fare una roba che si poteva risolvere con una cazzo di cena. Alla fine hanno fatto tre film per presentarsi, sì, non se ne poteva più. Questa è la sintesi, è la sintesi. È la sintesi, perché tre film sono 6 ore di vita, così te la togli in 10 minuti. Non ne vale la pena, proprio. Poi ce n'era un altro che volevo di cui volevo parlarvi, che adesso sto cercando, sì, ed era
un film famoso negli anni 80 che era Lady Hawk. Sì, Lady Hawk, sì, era quello, aspetta, una specie di, no, aspetta, Lady Hawk era una donna, no? Non sbaglio. Beh, Lady. Sì, c'era, sì. Lady Hawk, bravo, ha fatto un corso di inglese, complimenti. No, stavo pensando a Robin Hood, che cazzo stavo pensando. Gliela seguo io la storia. Lui di notte è un lupo, sì? Lei di giorno è un falco. Insomma, di scopare non se ne parla. Non c'è proprio storia. Proprio, capisce? No. Quindi, poi non so, ad esempio, lei, c'è un film che è molto interessante, no? Che è uscito, che si chiama The Founder. Non so se l'ha mai sentito, con Michael Keaton. Sì, mi sembra di aver visto il titolo più che il film, non ho visto il film. Ok, le spiego la trama. Rappresentante, sì, di elettrodomestici fonda il McDonald's. Ah, sì, l'ho visto. L'ho visto, sì. Inventando il colesterolo. Cioè, alla fine è lui che l'ha inventato. È bello. Lo ringraziamo molto. Ascolta, io ho leggo, non aprite quella porta, che è il titolo del film, del libro, vero? Esatto. Vuole farlo leggere al suo amico che ha questo tempo? Non ce l'ho qua sotto mano. Non ce l'hai, la scritta è lì davanti, dove c'è la foto sua. C'è scritto, non aprite quella porta. Dai, leggilo. Dei giovani aprono quella porta e vengono squartati. Eppure era scritto chiaramente. Non aprite quella porta. Che cazzo, bravo, bravo, bravo. Senti che c'ha la voce radiofonica già. Esatto, che con un po' di impegno, no, uno può fare queste cose qui. Hai altro, vero? Poi, sì, dai. No, ne faccio uno così, che adesso hanno fatto anche il remake, che è Mulan. Sì? No? Ha fatto sia il cartone che il film con gli attori. Mulan è figlia di un generale malato. Fa 2 mesi di addestramento in mezzo a soli uomini e nessuno si accorge che è una donna. Strano che non trovasse marito. Capito? Sì. Fa 2 mesi con tutti questi uomini arrapati, nessuno si accorge che lei è una donna. Adesso io, dottore, non lo vorrei mettere in difficoltà, ma visto, prego, che siamo in prossimità di Natale, non è che ha qualche chicca di Natale, di film di Natale, cavolo. Una poltrona per due. Non lo so, adesso magari io la vorrei metterla in difficoltà, perché... La poltrona per due gliela faccio subito. Ah, ce l'ha. La poltrona per due è questa, La storia è questa qui. Truffatori, puttane, prostitute e assassini, il classico film di Natale. Quindi così. Bella. Ci salutiamo o che... ne ancora? No, oh, vabbè, ma io posso andare avanti anche tutta la serata. Ad esempio c'era tipo, chiudo con questo film per farmi capire, che è The Italian Job, no? Sì. The Italian Job, che ne ho fatti due. Sì. Fatto dagli americani. L'unico lavoro italiano per gli americani è un furto. Ma come si può ancora credere agli stereotipi? D'altronde, cosa ti aspetti da una nazione di ciccioni? Quindi. Va bene. Era questo l'ultima. No, non credo. Ciao, amici. Buon Natale, buone feste. Massimo. Ascolta, sì, noi è logico che non ci perdiamo di vista, come si suol dire, no? Ma guarda, io sarà 4 anni che non ti vedo, però. Va bene. No, nel senso, radiofonicamente parlando, ci risentiremo nell'anno nuovo. Chiaro. Grazie. Guarda, Massimo, se vuoi possiamo fare una puntata speciale con i film più brutti della storia. Sì, cioè, sì, la facciamo. Così. Guarda, siccome saremo in onda anche il venerdì di Natale e il primo dell'anno, io credo che la potremmo fare il primo dell'anno, la puntata con i film più brutti. Va bene. I film più orrendi della storia. Esatto, detti da ci te. Vediamo per finire bene questo meraviglioso anno che ci ha regalato tante cose.